Eccoci qua, parliamo di un cult anni 70 che è un po' dimenticato, secondo me ingiustamente. Sto parlando dell'ultima corvée di Hal Ashby, film del 1973, e parliamo di un comedy drama. Partiamo dagli hashtag per capire quale film ci troveremo durante la visione. Certamente questo è uno dei grandi film di Jack Nicholson. Nel 73 Jack Nicholson era un attore ancora in crescita, aveva già fatto degli ottimi film, ma non era ancora l'attore che dopo Shining si cristallizzò un po' con questo ruolo da eterno pazzo. E quindi film innanzitutto molto interessante per quanto riguarda la recitazione di altissimo livello di Jack Nicholson, che mi piace ricordarlo, è di fatto l'attore migliore al mondo per quanto riguarda i premi. È l'attore che ha vinto più premi al mondo. E certamente per un attore vale la pena vedere questa interpretazione. E è davvero un cult 70 questo. Considerato da molti critici uno dei film più importanti degli anni 70, è uno di quei film che vanno visti perché sono proprio tipici di quegli anni lì, per temi, fotografia, atmosfera. Un'altra cosa che ha di molti film anni 70 è il gusto dolce amaro. Questo hashtag a me piace particolarmente perché ci troviamo di fronte a un film dove commedia e dramma sono mixati in modo molto efficace. E vi faccio un esempio: è proprio un film dove si alternano momenti molto commoventi a momenti dove i protagonisti sono davvero un po' dei cazzoni, diciamo, fanno anche cose molto stupide. E quindi c'è questo clima un po' goliardico, ma che poi improvvisamente diventa piuttosto drammatico. E questo saliscendi lo viviamo durante praticamente tutto il film. Personaggi cool. È un film come nella grande tradizione dei 70, fatto a partire da una storia molto solida. È un film di piccolo budget sicuramente, dove gli attori e i protagonisti hanno un'importanza fondamentale. In questo caso sono tre. E devo dire, sono scritti in modo molto efficace. Ci si affeziona da subito a questi tre personaggi. E poi ho messo Ribellione, che è uno dei grandi temi degli anni 70. Film fa proprio pensare lo spiegherò meglio fra poco, a quanto si è costretti ad aderire a certi ruoli, a fare certe cose, anche se a volte sono contrarie al nostro animo, ai nostri valori. Ho messo Hal Ashby, che è uno dei registi in America più amati degli anni 70. In Italia, secondo me, piuttosto poco conosciuto o addirittura dimenticato, anche da molti critici. Un regista assolutamente da scoprire. Infine, è un film sulla giovinezza spezzata. Non voglio dirvi di più su questo hashtag. Lo capirete vedendo il film. Quindi partiamo dalla trama a questo punto. La trama è molto semplice. Due sottufficiali della Marina devono accompagnare un ragazzo molto giovane, un marinaio, che deve andare in prigione perché ha rubato 40 dollari a una persona abbastanza importante. E quindi finisce per pagare molto più severamente un piccolo furtarello. E quindi cosa succede? Questi due sottufficiali all'inizio sono un po' cinici, prendono un po' in giro il ragazzo, ma piano piano si affezioneranno a questo ragazzo che sembra un po', scusatemi il termine, tonto. In realtà è semplicemente un sempliciotto di periferia che grazie a questi due personaggi avrà anche una sua crescita personale durante il film, gli succederanno molte cose. E come dicevo, alcune cose estremamente goliardiche, altre un po' più drammatiche. E ricordo per esempio la scena interessante,
dove finiscono in un gruppo buddista a pregare. In quegli anni non si vedeva spessissimo proprio diciamo un gruppo buddista in un film, quindi questo mi ha colpito, ma ci sono diverse sequenze molto divertenti, appunto anche un po' sopra le righe, però assolutamente in linea con l'atmosfera del film. Quindi, se devo riassumere, per me, ma non solo, questo è uno dei film degli 70 che vanno visti, film che vi lascerà appunto alla fine un retrogusto piuttosto amaro, e come dicevo è l'ultima corvée di Hal Ashby. E questi sono i nostri hashtag. Mi raccomando, fatemi sapere se questo film vi ha toccato delle corde e continuate a seguirmi, perché presto ci sarà un nuovo video, tipo domani.